Amici di Impresa Diretta, buonasera a tutti. È la serata del 29 di dicembre, sono le 18.30, io mi trovo nel cuore della città di Atripalda, esattamente in piazza Umberto I, dove sono state posizionate le famose casette, tanto si è parlato, tanto si è discusso, e dove è stata posizionata anche la ruota panoramica. Io vi faccio un'inquadratura rapida della piazza, non c'è assolutamente nessuno, sono le 18.30. Volevo scambiare anche quattro parole con coloro che avevano fittato le casette, ma a quanto pare il 90% di queste, ricordo che in piazza Umberto I erano state posizionate, oltre alla ruota panoramica, anche 12 casette, e come dicevo, per il 90% le casette sono assolutamente chiuse. Approfitto di una delle tre casette aperte per domandare, innanzitutto buonasera signora, per domandare un po' l'andazzo di questi giorni, se c'era motivo di soddisfazione, se avete riscontrato qualche cosa. Abbiamo riscontrato solo una bella bronchite, in verità. Fa molto freddo, insomma. Fa molto freddo, ma poi non vedo collaborazione, non c'è stata sintonia fra i vari esercenti delle casette, ognuno apre al proprio orario. Poi purtroppo abbiamo prodotti diversi, cioè un prodotto non si sposa con un altro, di conseguenza, cioè io per dire lavoro, lavoro la mattina. C'è chi lavora prettamente di sera, non c'è stato un bel programma a gestire la situazione natalizia qui. Oh, siamo anche un po' abbandonati, perché questo sabato, questo fine settimana qui c'è stato fatto poco e niente. Forse si sta puntando in altre parti della città, non lo so. Tanto si è parlato, tanto si è detto su queste casette, voi ovviamente avete anche delle spese da sostenere, suppongo. Certo, sì, ci sono delle spese da sostenere. C'è comunque chi paga anche il personale dentro le casette, perché non tutti, è giusto, cioè qui tutti hanno l'attività, però comunque qui abbiamo sostenuto delle spese. Se non ci fossero state queste spese probabilmente sarebbe stato meglio, però io penso che la maggior parte delle persone si sono stancate, ecco perché non hanno aperto, perché è proprio morto questo mercatino. Cioè praticamente, ma questo è quasi tutti i giorni così, anche nel fine settimana, diciamo che... Nel fine settimana qualcuno apre pure, però qui alle 8:30 già è tutto chiuso. Cioè, ma praticamente nel corso della settimana rimangono sempre chiuse queste casette? Quasi sempre chiuse, sì. Ad eccezione del fine settimana, dove qualcuno in più viene ad aprire. Per il resto, diciamo che... Per il resto c'è anche chi probabilmente, cioè una settimana... Ha abdicato, non ha ritenuto opportuno... No, probabilmente non conviene mantenere il personale e avere altre spese su una cosa che è partita male e sta finendo peggio. Praticamente voi aspettavate un po' di collaborazione in più dalla parte del... Sì, ci aspettavamo un po' di animazione in più anche in piazza, che portava persone. Questo c'è stato ai primi tempi, adesso l'unica cosa che c'è è la ruota panoramica che ci dà le luci e un albero che ci mette tristezza. Anche se vedo che la ruota panoramica praticamente è illuminata, ma praticamente gente che... Meno male che abbiamo la ruota che ci illumina. Va bene, signora, la ringrazio, grazie molto. Abbiamo fatto una carrellata veloce per quanto riguarda piazza Umberto I e anche le casette che sono ovviamente chiuse, gran parte delle casette, ce ne sono posizionate 12, come vi ho detto, 3 sono
aperte. E adesso ci fermiamo alla parte friggitoria. Datteri, zeppole, vi inquadro. Buon appetito, buonasera. Allora, io volevo sapere qual era la situazione, visto che gran parte delle casette sono assolutamente chiuse. Voi siete uno dei tre che state aperti, però... totale, perché noi speravamo qualcosa di buono, qualche programma, qualcosa che organizzava il comune, ma tutto questo non si è visto. Oramai stiamo qua con perdenza e non possiamo dire niente. Perché voi avete già onorato? Sì, 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 abbiamo pagato quello che dovevamo pagare, giustamente, non sono rientrati questi soldi. Ma il restante delle casette, io ho parlato anche prima con la signora, apre solo ed esclusivamente quasi nel fine settimana, sì, o gran parte di loro? Domenica non hanno aperto. Non hanno aperto. Perché non c'era niente, un po' di freddo, non hanno organizzato, il comune non ha organizzato niente, giustamente non va bene, non va bene, non ci sono parole, perché purtroppo c'hanno già comunque, che è il sindaco. E chi ha organizzato queste casette? Vi aspettavate un'organizzazione? Sì, ma non volevamo guadagnare chissà chi, ma una mezza giornata volevamo guadagnare, ma nemmeno quello c'è stato. A me sinceramente dispiace, perché state qui, ci sono 2 gradi, io sto tremando, ho la telecamera. Adesso chiudiamo pure, non ci prendiamo, perché è troppo. E poi in guardia, guarda, non ci ho messo. Sì, ho fatto una rapida panoramica, praticamente la ruota sta accesa, ma in pratica ci sono 2 persone, sì, come mi faceva notare. Per il resto, e sono le 18.30, insomma. No, ma è finito, non dire più nessuno, perché tra poco fa ancora più fredda. Ma se c'era qualcosa... qualche attrazione. Bambini, ecco, per bambini qualcosa, devo farsi pure che si muoveva, aprendo tutte le casette, si poteva realizzare qualcosa. No. Vabbè, che poi è finito, sempre. È finito ormai. Non vedo l'ora. Va bene. Grazie. Grazie tante. Buonasera. Facciamo una panoramica veloce. Ciao, buonasera. Una panoramica veloce per mostrarvi ancora una volta che le casette effettivamente sono tutte chiuse. E che praticamente questo è il centro della città. La Tripalda, cioè piazza Umberto I, non c'è assolutamente nessuno. Ruota che gira, 2 persone e nient'altro.